House Presence. Bella a tutti ragazzi ed eccoci tornati su Outlast. Allora proseguiamo subito. Oh cazzo, che cazzo è successo qua? Allora ci eravamo lasciati. Ma dove? Bisogna togliere le manette a questa porta. Ah, perfetto. Ok, la nostra ombra volante. Sì. Oh cazzo. Quello sbaglio è il cuoco. Mi devo nutrire, sì. Va bene, basta che non ti nutrirai con noi e poi per il resto puoi fare quello che cazzo ti pare. No, 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 no. Non ci sono neanche luoghi in cui nascondersi, merda. Oh cazzo, cazzo. Questo non è buono. No, 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 no. Ecco, ci ha visto. Ci ha visto e inizia l'inseguimento. Cazzo. Vai via, vai via. Che cazzo sei te? Cosa cazzo vuoi? Vai via, vai via. Ecco, bravo. Allora, noi dove dobbiamo andare? E soprattutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ho detto vai via. No, 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 no. Ecco, bravo. Ah, qui c'è una porta poi. Volendo. Nella quale possiamo entrare. Sì, chiudi questa porta di merda. Allora. Cosa cazzo c'è qua? Nulla che sembri una chiave per liberare delle manette. Perfetto. Ah, ok, qui ci sono dei luoghi in cui nascondersi. Magnifico. Quindi in caso di fuga verremo qui. E dove cazzo è quel tizio? Oh merda, merda. Lo sento che arriva, eccolo infatti. Cazzo, sta controllando negli armadietti. Fuck, fuck. Oh merda, sta andando in quell'altra porta. Cazzo. Devo dire che è abbastanza complicata qui la cosa, perché non so dove andare. E tra l'altro questo si accorge di noi come se nulla fosse, nonostante stiamo giocando la modalità più, più facile. Quindi è un bel problema, eccolo lì. Scusa, te ne potresti andare, dai, zio, fammi sto favore, vattene. Io lo sento proprio che è accanto a me, quindi non posso uscire da sto cazzo di cosa. Ok, sta andando via, forse. Devo riprenderci la mano, ragazzi. Devo riprendere. Ah, guarda dove dovevamo andare. Devo riprenderci la mano a giocare a sto gioco. Oh! No, 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 io invece sono spaventato. No, scusate una cosa, ragazzi. Lingua italiano, sì. Perché quello parla in inglese? Perché tu parli in inglese? Cos'è un itch? No, 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 no.
Sì, ma ti manca una mano. Oh cazzo. No, 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 non sono tuo amico. No, 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 non voglio. Ma tu me meni se mi avvicino. No. Perfetto, quindi vai via. Ok, perfetto. Allora, adesso che ci siamo liberati di quel rompicazzi che ci inseguiva, possiamo prendere questi documenti. No. Documenti, ok. Chi lo vuole leggere, ripeto, lo può leggere. E prendiamo questa batteria. Yes. Abbiamo raccolto un'altra batteria. Ma che cazzo. Allora, dove dobbiamo andare? Merda, questo è il Oh, 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 no, 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 no. Via, 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 via. No, 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 no. Tacci tu, a dove cazzo sei andato? Lo sento camminare. Cioè, è dietro quest'angolo, ragazzi. No, 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 che succede? Sento qualcuno parlare. Ok. Non era nessuno. Cioè, non era nessuno che proveniva almeno da quella parte. Cosa? No, no, stai lì dentro e non rompere il cazzo. Allora, ci sono tre pulsanti qui. Uno. Due. Oh, che cazzo? Ah! Mortacci tua, bastardo! Che cazzo? Ah, ecco, è in italiano il gioco, ragazzi. No, 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 per favore. No, 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 no. Scusa, la gola è mia, posso decidere almeno io. No, peggio ancora. Ah, questo stava nel trailer. Oh, cazzo, no. No, no, no. Sfondiamo questo muro, per favore. Spacca, spacca il muro, cazzo, sto cuocendo vivo. Spacca questo cazzo di muro. Merda. E qualcuno mi sta chiamando. No, non sono tuo. Ok, perdonatemi, mi stava squillando il telefono. Pezzo di merda, ci stava cuocendo vivi, bastardo. Ah, da qui volendo si può tornare indietro. E noi dove dobbiamo andare però? Oh, what? Ah, no, 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 aia, 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 aia. Quello è vapore nocivo che ti infligge danni anche se l'hai sorpassato, quindi andiamo da questa parte, va. Sto coso mi mette in inquietitudinissime che non ve dico. Allora, corridoio tutto lungo. Poi una chiesa, figurate quanto mi mette in inquietitudine. Allora, leggiamo questi documenti, o meglio, leggete se volete leggere questi documenti. E proseguiamo, ragazzi. Allora, che cazzo? Oh, via dalle palle. Luce di merda. Non illumini neanche un cazzo. Che cazzo? Che è successo? Chi è che si è buttato? Zio, stai bene? Cioè, hai il cervello un po' esposto, però stai bene. Una bella caduta, eh? Oh, che cazzo? Ah, mi sono bruciato con qua, fiammetta di merda, vabbè. Con fiammetta cicogna mi sono bruciato. Ok, proseguiamo. Prima di dire certe battute di merda, dovrei perlomeno pensare prima di appunto dire queste battute. Proseguiamo con la nostra scalata. Aspetta, ora adesso dove cazzo devo andare? Qua sotto? Nope.
Oh. Che do cazzo devo andare? Aspetta, fammi. Forse devo saltare. No. Regà, dovevo andare? Io mica ho capito, eh. Devo passare qua a mezzo, forse? Ah, yes, ecco dove dovevo andare. Perdonatemi, io le strade, le vicoluzze, insomma, le viuzze le vedo solo... Che cazzo vuol dire vicoluzze? Boh. Oh, che so sti rumori? No, 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 era War Rider quello che ho appena visto? War Rider comandato da Billy o da che cazzo ne so? Allora, non ci rompo... Merda! Come cazzo ho fatto a cadere così? No, adesso tutto da capo. Ah, ok, dovevo salire qua sopra, sono un coglione. Come dicevo, ste viuzze così, o sti spot li vedo solo dopo. Perché sono rincoglionito. Qui non c'è nessuna batteria, vaffanculo. Almeno una batteria me la potevi dare. Quindi vaffanculo, gioco. Dove cazzo siamo? Paolo, siamo fighissimi, guardate. Ok, perfetto. Proseguiamo. Poi stiamo a piedi nudi, ragazzi. Non si fa male a camminare tutta su tutta sta roba. Poi prima nel forno stavamo... Cioè, dentro un forno crematorio a piedi nudi. Indolore al 100%, immagino. Che cazzo c'è di qua? Ah, una batteria. Proprio adesso che ci serviva. Grazie mille. Allora, possiamo anche proseguire. Cerchiamo di risparmiare con queste cazzo di batterie che... No, è ancora lui. Sento il, sento il motore della sega che usa lui, di quella sega circolare, come cazzo si chiama. Allora. Oh. Che cazzo, ecco, ti avevo detto che sarebbe stata aperta, te l'avevo detto. Quanti cazzo siete? No, 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 portatemi con voi, voglio venire pure io, ve prego. Voglio rimanere qua dentro con quel cannibale stronzo. Ok, ricarichiamo un attimo queste. Ok. Allora. Oh, che cazzo, oh merda. Oh no, 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 no. Che cazzo succede? Madonna ragazzi! Mi puoi annusare? Ah, deve avere un fatto veramente fine per dire una cosa del genere. Ok, noi dovevamo andare direttamente nella posizione in cui stavi tu. Quindi se per favore puoi toglierti dalle palle e lasciarci andare... Ci faresti non un grandissimo favore, un enorme favore. Quindi, per favore, lasciaci andare. Dove vogliamo andare? Cannibals. Dove cazzo stai? Oddio, eccolo, eccolo, no, no, lezzo, vattene. Carne solitaria, ma che cazzo stai a dire? No! Questo è un punto cieco, siamo fritti, siamo morti proprio. No! Please, non venire qua, please.
non è questo corridoio. Vabbè, raga, anche se lo vedo, gli corro in faccia pur di andare dove dovevo andare. Insomma, non è che posso star sempre a fare. Vedi e fuggi, vedi e fuggi. Dai, esci. So che sei là dietro, è inutile che ti nascondi, cioè. Sei messo lì proprio apposta per farci saltare. No, dove cazzo sei? Ah, adesso è aperta qua la porta, eh. Ok, qui non c'è niente, vediamo di gironzolare a muzzo. Piuttosto concentriamoci ad andare dove dobbiamo andare. Oh, che cazzo succede? No, 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 via, via. Ce l'abbiamo attaccato al culo, madonna, ragazzi. Via. Qua dentro. Buccamo chi drento. Yes. Però io dovrei ricaricare le mie batterie. Allora, qui non c'è nulla. Qui invece. Oh, che cazzo! Qualcuno sta ammazzando qualcun altro là dentro. Noi ci nasconderemo qui. Ok, raga, scusate un attimo l'interruzione un po', diciamo, brusca al video, però volevo 2 secondi spiegarvi che da questo momento in poi nel video non apparirà più la mia facecam, perché comunque, guardate, adesso vi faccio vedere, ragazzi, questa qua è una macchinetta fotografica del cazzo. È un Olympus, non so se si riesce a leggere, da 12 megapixel, ma comunque 12 megapixel te li sbatti al cazzo, insomma, se non c'hai una qualità abbastanza buona. Quindi questa macchinetta purtroppo non registra oltre i 17-18 minuti e niente, io mi sono scordato di resettare la macchinetta e purtroppo da adesso in poi il video sarà senza la mia bella facciaccia, quindi scusate. Scusate, insomma, il disagio e cercherò, insomma, di ovviare a questo problema nei prossimi video. Quindi, detto questo, regà, io vi rilascio al video. Ok, penso che andranno avanti fino all'infinito. Oh! Note. Effetti variabili. Lisa, o chiunque trovi questo, probabilmente Lisa è nostra moglie o la nostra compagna, ragazzi. Sappiate che la Markov sta creando dei mostri. Non ho mai visto i pazienti dopo che sono stati sottoposti a quella cosiddetta terapia del tedesco. Il motore, molto peggio di quello che immaginassi. Possono anche, essere ancora umani, ma qualcosa gli è stato strappato via e troppe cose. Altre si fanno strada in loro. Non tutti erano degli assassini, erano malati, ma non erano killer. La Markov li ha resi dei mostri. Sta cazzo di Markov. Il dottor Rosett ha detto che il motore, perdonatemi, ho ruttato, ha effetti variabili. I possibili risultati troppo incostanti per essere prevedibili. Le incessanti dicerie di Raoul, le ho considerate chiacchiere d'ufficio. Avrei dovuto dargli ascolto. Oh, che cazzo. Ma dai, povero. Povero dottore o quello che cazzo è. Ma qui non c'è alcun luogo in cui andare. Qui, quanto ho visto, neanche. Se dobbiamo arrampicarci qua, non so. Ah no, qui c'è un buco. E ste cazzo di cose trasparenti, raga, non si vedono mai quando. Vapore killer. Il titolo di questo episodio. Oh! Scusa, dove cazzo sta il gas? Aspetta. Chiudi il gas per accedere alla camera stagna. Scusami, zio. Non ho fatto in tempo. Comunque, stavo dicendo, quest'episodio lo chiamerò il gas assassino.
Perché quel cazzo di gas ci impedisce sempre di passare dove dovremmo passare, vedete? Pulsante, sono sicuro che il pulsante starà proprio dietro allo spruzzo di gas lì, che ci blocca la strada, insomma. Allora, chi vuole leggere, legge, legga. Stava di leggia. Poi i professori di italiano nei commenti mi scrivevano: ihihi, non sai parlare l'italiano con la GL. Porca troia! Ecco cos'era quel rumore. Mamma mia. Oddio. Allora, troviamo sto cazzo de pulsante, così poi finiamo pure l'episodio. Mamma mia, regà. Mo se apro sta porta? Ah no, non si apre ovviamente. Mamma mia, regà. Che cazzo di strillo che ho fatto. Allora, sto posto è enorme. Una batteria mi servirebbe. Sto pulsante non serve a niente, perfetto. Questo nemmeno. Cioè, in ogni stanza ci stanno 800 pulsanti e noi dobbiamo trovare quello giusto. Te prego, non mi di così perché... Ah, questo non è quello giusto. Questo è quello giusto, lo sento. No, non lo sento. What? Cosa cazzo? Un altro jumpscare? No, te prego, eh. Ok. Ok. Qui non c'è nulla. Oh no, no, no. Nutrimi, nutrimi. Stai fottutamente lontano da me. Cazzo, ecco a cosa serviva sto coso. Via, via, qua sopra. Che siamo qua sopra, ragazzi, staremo al sicuro. Abbiamo fatto bene ad andare prima qua così. Sapevamo che c'era, insomma, sto coso. E evidentemente il pulsante giusto sarà proprio dall'altra parte, ragazzi. Oh, che cazzo è? Oh, che è successo? Perché la musica sta andando così veloce? Cos'è successo? Vabbè, regà, io vado. Wow. Merda, qui non c'è un cazzo, c'è manco un pulsante falso. Ok, però se la musica rallenta un secondo mi farebbe un gran favore. Merda, merda. Oddio, musica rallenta, mi sta a far piare i colpi senza motivo, così. No, no! No, 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 no. Oh, cazzo, lo sapevo che si rompeva. Merda. Merda. C'avevo proprio il presentimento, regà. Allora, troviamo sto cazzo de pulsante. Andiamosene da sto posto. Vabbè. Sì, mi è arrivato pure il messaggio. Ok, ragazzi, io direi che per il momento ho registrato abbastanza. E questi episodi del nuovo DLC, ragazzi, li farò leggermente più corti, anche per evitare che poi
che poi faccio solo due video e magari finisco tutto il DLC. Quindi niente, ragazzi, io vi ricordo che se la serie vi sta piacendo, se questa continuazione, anzi, della serie vi sta piacendo, potete dimostrarlo con un bel mi piace. Lasciate un commento se volete altri episodi e noi, oddio, ho dato una botta, si muove sempre la videocamera, ormai è una cosa abitudinale. Niente, l'iscrizione al canale è sempre ben accettata e noi, ragazzi, vediamo al prossimo video. Sbella!